da Kalmar. The story of Kalmar forklift, reachstacker and services began in Sweden. Kalmar's first forklift was born in 1949, followed by Kalmar services with roots in the 50s. Later in 1985, Kalmar built the world's first prototype reachstacker. Since 2021, reachstackers, forklifts and other Kalmar equipment have been available as electrically powered. We are on a journey of revolutionizing the logistics industry and making every move count. Kalmar's history extends over nearly a century, originating from various innovative companies in different countries. Our story as a machine manufacturer began in Tampere, Finland in the 1940s. What started as straddle carriers built in Tampere is now Kalmar, a company that helps its customers move their containers, move their businesses, and move the world further. In Tampere and around the world, we develop solutions that shape the industry. We are making every move count. Bene. Allora, affronto anch'io questa sfida impari con il viceministro. Grazie, grazie. Stavolta non è una scusa, eh? No, ma ci tengo a dire, la sala era piena, era veramente, venendo il viceministro, poi dovendo parlare, era inevitabile che accadesse questo. Anche perché questo panel doveva terminare alle 4, poi si sono aggiunti i relatori, sono le 17:20, quindi va bene così, va bene così. Mi dissocio. Va bene, velocissimamente, Marco Tosi, Country Director di Kalmar, anch'io spendo non più di 30 secondi nel dirvi chi siamo, anche perché molti di voi già ci conoscono, quindi noi siamo una multinazionale di, diciamo, estrazione scandinava e ci occupiamo ovviamente della fornitura di equipment per i terminal. Siamo quotati in borsa e la nostra forza principale è quello di avere oltre 1300 professional sul settore che si occupano di service, quindi abbiamo una presenza globale in più di 120 paesi al mondo, ma abbiamo una presenza anche molto forte localmente grazie anche alle nostre branch. Siamo un pure play leader, come si suol dire, nel mercato dell'heavy material handling equipment, quindi in tutti i settori, diciamo così, dove siamo presenti, occupiamo sempre una posizione di leadership o siamo secondo o siamo almeno il secondo player. Questo appunto grazie a una leadership tecnologica che abbiamo, ma anche, come dicevo prima, a una forte presenza locale e al fatto che, come per esempio il caso dell'Italia, abbiamo una branch molto forte sul territorio per il servizio, perché ovviamente al nostro equipment c'è poi legata una parte di servizio molto importante. Qui vediamo una panoramica appunto dell'equipment, ma anche dei servizi che offriamo, che come detto, e lo vedete anche visivamente, si equiparano a livello di importanza, quindi un po' come diceva dottor Cornetto prima, tra rifuse e terminal, diamo molto peso all'equipment, ma a livello di servizio che c'è intorno all'equipment è di pari importanza, proprio perché andiamo sempre di più verso un concetto di equipment as a service, quindi la fornitura non dell'equipment fine a se stessa come è sempre stata, ma dell'equipment con tutti i servizi aggiunti e che ne determinano anche proprio appunto il suo valore aggiunto. Ho sentito parlare di, ovviamente, di cold ironing in questi due giorni e l'abbiamo sentito anche nelle precedenti edizioni, quindi un tema ricorrente, e intorno al concetto del fatto che il porto non è un'isola, il terminal non è un'isola, la nave non è un'isola, ci sono alcuni, come si suol dire, quick wins che abbiamo relativamente al cold ironing, è il fatto che l'equipment di terra può essere offerto già elettrificato e qui vedete una serie delle nostre macchine che sono già disponibili in contrazione, diciamo, full electric,
e ovviamente questo va, noi crediamo, di pari passo con alcune opportunità che si generano oggi sul mercato italiano, per esempio il fatto che l'industria 5.0 preveda la realizzazione di impianti per il risparmio energetico, che ben si collegano al fatto di poter avere poi equipment appunto elettrici che vanno ad equipaggiare il terminal. È importante dire che prendendo ad esempio un Reach Stacker è già disponibile la versione full electric con pacchi batterie modulari. Nel nostro concetto ogni macchina elettrica ha performance uguali se non superiori all'equivalente versione diesel, quindi da un punto di vista di performance voglio sgombrare il campo da alcuni dubbi che ci possono essere, che le versioni elettriche possano essere meno performanti. Questo no, anzi sono spesso più performanti da un punto di vista di pure performance, di velocità, sollevamento, consumi, vibrazioni ed emissioni ovviamente. Di fatto quello che è importante diciamo così considerare è sempre uno studio attento che noi eseguiamo sull'introduzione di queste tecnologie, quindi vorrei così dare uno spunto di riflessione sul fatto che non ci deve essere nessun pregiudizio nell'introduzione di queste tecnologie, se non quello di fare uno studio attento che possiamo condurre noi in prima persona sotto forma di total cost of ownership, ma anche di studio non solo dell'equipment ma anche della parte infrastrutturale, che non è ovviamente secondaria, perché come potete capire, e qui sta un po' il concetto di non trattare nulla come un'isola o fine a se stesso, anche la parte di elettrificazione di infrastruttura per l'equipment può essere gestita in combinazione con i progetti di cold ironing. Non da ultimo, collegandomi a quello che dicevo prima, può essere gestita in funzione appunto anche dell'opportunità che offre l'industria 5.0. Noi siamo stati in campagna in questi giorni e abbiamo proprio incontrato alcuni clienti con i quali abbiamo discusso di questa opportunità, ovvero accoppiare la possibilità di avere impianti fotovoltaici e di accumulo sul terminal con equipment elettrici. Una sola precisazione: i calcoli di TCO che noi facciamo o di comparison tra l'equipment con motore endotermico e l'equipment con trazione elettrica prevedono quello che viene definito il worst case scenario, cioè lo scenario peggiore. In realtà, quindi, nel caso in cui io debba approvvigionare energia dalla rete pagandola, più o meno a seconda di quanti buoni accordi ho, però invece dobbiamo considerare che oggi ci sono molte opportunità per abbattere il costo dell'energia, banalmente le energie rinnovabili, e quindi rendere l'elettrico ancora più conveniente. I nostri studi prevedono un punto di break-even diesel verso elettrico intorno al secondo, terzo, quarto anno, in funzione di diverse variabili, quanto lo si utilizza, le condizioni, lo stile di guida. In realtà molto spesso vediamo che quando si riesce ad abbinare l'uso di energie rinnovabili all'equipment elettrico, poi il punto di break-even e quindi la maggiore economicità dell'equipment elettrico va poi a rendersi molto più efficiente. Ricordiamo anche che non siamo così completamente dedicati all'elettrico, abbiamo una visione ampia, sostanzialmente stile Toyota, quindi non crediamo che l'elettrico sia l'unica via, ma abbiamo sviluppato, e qui in sala c'è qualcuno che li sta utilizzando, anche Reach Stacker con una driveline eco, quindi con una trasmissione HVT mista idrostatica idrodinamica, non vi annoio tecnicamente, però viene accoppiato ad un motore di minore dimensioni, quindi una Reach Stacker del tutto convenzionale che però riduce fino al 40% i consumi dell'equipment. Quindi con una stacker tra virgolette tradizionale
che non ha bisogno di infrastrutture di ricarica e quant'altro, si possono già raggiungere riduzioni di consumo importanti. Oltretutto è possibile accoppiare questo equipment, così come molti altri equipment Calma, con l'utilizzo del diesel HVO100, che sicuramente conoscerete, e quindi di fatto a livello di emissione la si può portare a livello di una stacker elettrica alimentata con energia mista, dove per mista intendo in parte derivante da energie rinnovabili e in parte invece derivante da fossile, così come è verosimile possa succedere oggi nel momento in cui dovesse implementare una stacker elettrica all'interno di uno dei nostri terminal. Quindi questa è una riflessione che facciamo sempre, perché la stacker eco può rappresentare oggi il giusto passo di riduzione dei consumi e delle emissioni, anche in modo molto significativo con l'uso dell'HVO100, in previsione di un passaggio a un full electric nel momento in cui magari riuscissi a farlo in parallelo alla realizzazione di un progetto Industria 5.0 di ovviamente implementazione di energie rinnovabili sul terminal. Quindi questo per dire che di fatto oggi le soluzioni a disposizione per quanto riguarda l'equipment sono già disponibili e quindi invitiamo chiunque voglia approfondire a contattarci. Noi abbiamo sia dati empirici per alcune delle soluzioni che abbiamo presentato, ma abbiamo soprattutto molti strumenti a disposizione per fare simulazioni reali, visto che abbiamo connesse ad oggi, grazie ai nostri sistemi, oltre 15.000 macchine nel mondo. Quindi riteniamo di avere una buona base per consigliare i nostri clienti, non sulla base di opinioni, sensazioni che abbiamo magari vedute, che abbiamo scambiato al bar con gli amici, come spesso accade per l'elettrico, ma basate su dati empirici, su studi che abbiamo affrontato. Grazie per l'attenzione. Grazie per la testimonianza di Calma, insomma ci ha spiegato quello che fa Calma, ma questa ZES